Regione Campania sta lavorando molto alla rete oncologica campana sui percorsi diagnostico-terapeutici. Siamo per il PDTA dell'epatocarcinoma e colangiosarcoma, la terza edizione, perché ogni anno il gruppo tecnico oncologico, la cabina di regia, rivedono tutto il percorso per poter ottimizzarlo al massimo e renderlo quanto più facilmente fruibile da parte del paziente. Il moving del PDTA ovviamente è la presa in carico e fare in modo che il paziente, una volta che abbia avuto il primo approccio alla rete, possa essere seguito passo passo e in tempi brevissimi, perché il tempo sappiamo tutti che è fondamentale in tutte le patologie, ma in quella oncologica in modo particolare. Il problema della migrazione, come diceva anche il dottor Gardini, presidente dell'EPAC, è dovuto a volte alla cattiva informazione. Qui noi come rete stiamo cercando di coinvolgere molto i medici di medicina generale, perché il primo approccio col paziente è il contatto con il medico di medicina generale. E su questo stiamo lavorando, abbiamo adottato un atto deliberativo da poco in cui a breve pubblicheremo le strutture che entrano nella rete modificando la mappa chirurgica in modo da dare al paziente un accesso alle cure tra virgolette vicino casa, quindi praticamente al domicilio. Quindi stiamo lavorando anche sulla mobilità. Come rete oncologica campana questo problema non ce l'abbiamo, perché i nostri centri, anche se non hanno un centro oncologico in sede proprio, non hanno il GOM, fanno delle convenzioni intraaziendali e interaziendali tra di loro, per cui tutte le nostre strutture sono coperte. Poi abbiamo la piattaforma informatica, che è uno strumento altamente innovativo, sul quale negli ultimi giorni sono arrivate anche le notizie per i trials, quindi il paziente viene anche inserito attraverso la piattaforma, quindi attraverso l'approccio col mondo della rete, anche negli studi clinici, per cui credo che siamo abbastanza propensi verso i pazienti, verso i cittadini. Benissimo, grazie mille, grazie ancora.